Ciao ragazze, oggi nuovo video tutorial. Niente, la nail art che voglio fare oggi è questa verdino, verdino acqua con queste righette, un po' di argentato brillantoso. E niente, l'occorrente, allora come al solito per accorciare i tempi, ho già messo la mia base sotto della Essence, rinforzante. E poi ho dato due passate di questo bellissimo colore dell'Astra, che è un verde acqua, e purtroppo oggi la nail art è un po' sempliciotta perché mi si è rotto l'unghietta stamattina, mi viene da piangere. E niente, e poi vabbè, il bianco, solito mio pretty color, questo della Essence che poi riempirò i decori e alla fine il mio top coat solito della Essence Effetto Gel. E questi sono gli smalti, poi ho il mio solito vassoietto, poggiamano, pennellino, dotter per fare i puntini e eventuali sbavature con queste come sempre. Ok, allora iniziamo. Prendiamo il bianco e lo sgoccioliamo un pochino nel mio vassoietto. Prendiamo il pennello e iniziamo a fare il decoro molto semplice, che sono proprio una riga in questo modo. Un'altra riga un po' più in cima dall'altro lato la facciamo scendere a mo' di una X non proprio precisa perché di qua va proprio sul finale, sull'inizio dell'unghia. La prima parte è questa. Adesso andiamo avanti, sgoccioliamo ancora un po' perché si asciuga molto alla svelta. Così. E così per adesso il primo passaggio su tutte le unghie è questo. Così. Poi così. Con questo modo facciamo anche le altre. La mia unghietta rotta. Cucciola si è rotta. Trasversale in questo modo. E questo è il primo passaggio. Adesso vediamo se c'è qualche pezzo da ripassare un pochino. Non essendo un bianco proprio coprente, coprente. Un po' l'ultimo. Ok. Adesso con le linee abbiamo finito, però prendiamo ancora il bianco, lo sgoccioliamo ancora un pochino e prendiamo il nostro dopper, così, e andiamo a creare dei puntini in questa parte dell'unghia, così, che è la parte che rimarrà vuota. Gli facciamo dei puntini in questo modo perché poi questi altri due triangoli andranno riempiti con l'argento. Su tutte le unghie.
questo modo. Vediamo ancora un po'. Il mio cane si fa sentire. Con il dotter abbiamo finita, l'effetto con i puntini è questo. Adesso prendiamo ancora il nostro pennellino e il nostro smalto tutto sberluccicoso argentato. Lo sgoccioliamo. Ancora il mio cane che arriva all'attacco. Ciao! E andiamo a riempire gli spazi vuoti qua sopra e sotto. In questo modo. Così su tutte le unghie. L'effetto delle prime. Anche la mia piccolina qua che si è rotta. Sgoccioliamo ancora un pochino il prodotto. Anche l'ultima l'abbiamo fatta. L'effetto è questo. Vediamo che si veda bene. Dai, anche se è rotta, poverina, la mia cucciolina ci è uscita bene. Ecco, adesso accorciamo un po' i tempi e mettiamo un po' di goccine asciugasmalto. Sempre belle. Adesso passiamo il top coat. Questa è la mia nail art di oggi, è finita. Speriamo vi piaccia. Ecco, cerchiamo di fare vedere. Niente ragazzi, al prossimo, fatemi sapere se vi è piaciuta. Ciao ciao!